Sappiamo che la violenza di genere è un fenomeno criminale estremamente complesso, una piaga sociale e culturale e soprattutto è una grave violazione dei diritti umani. Aggiungo che sbaglia chi pensa che sia una questione di donne. È forse essenzialmente una questione di uomini, perché tocca agli uomini porre rimedio. Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno tra l'agosto dello scorso anno e il mese di luglio di quest'anno, su 125 donne assassinate in Italia sono state 108 quelle uccise in un contesto familiare o affettivo. Una ogni tre giorni, ripeto, una ogni tre giorni. Sono gravissimi i casi di violenza, sono 5.500, sono aumentati del 19% l'anno scorso. E ancora più gravi sono i numeri del sommerso, di quella realtà di paure, silenzi, rassegnazioni che stanno venendo a galla grazie anche all'importante contributo offerto dalle commissioni d'inchiesta istituite proprio qui in Senato. E mi fa molto piacere ringraziare insieme a tutto il Senato i componenti della commissione e la presidente Valente, che meritano veramente il nostro grazie e il nostro applauso. Io credo che vada salutata con soddisfazione la nostra decisione per questa legislatura di passare da una commissione monocamerale, cioè del solo Senato, a una commissione bicamerale, perché dimostra ancora di più e ancora meglio la volontà concorde di concorrere ad affrontare questo fenomeno per poi debellarlo completamente. Io credo che lavorare tutti insieme contro ogni forma di odio, di discriminazione, di violenza o ingiustizia per offrire a ogni donna, a ogni persona, non solo alle donne, vittima di violenza, una reale opportunità di riscatto e di libertà.